Ma io sono molto conosciuto perché sono molto simpatico. Sono tendenza simpatico. Quindi, allora, se uno è simpatico, incontra i favori così del pubblico. Poi ci sono dei quadri, alcuni quadri sono riusciti bene, altri spero di farne di migliori. Mi piace perché è un ricordo di quando ero ragazzo, perché era bello. Io volevo fare il cantante punk, quindi sarebbe stato bello stare sul palcoscenico, ecco. Adesso mi sono appassionato un sacco a dei concerti di Vivaldi per fagotto, che era il sassofono del Settecento, e sono meravigliosi, sono dei pezzi che sembrano dei pezzi jazz, bellissimi. Devo tutto ad alcune persone, in particolare un mio compagno di scuola. Io facevo una scuola di elettronica perché pensavo che fosse il mestiere della fantascienza, piaceva la fantascienza, il mestiere del futuro. In realtà era un'orribile scuola che preparava poi a fare dei saldatori di cose. Io non ho mai capito niente, letteralmente per 3 anni nulla, ma siccome sono intelligente andavo avanti, non mi bocciavano, ma volevo scappare da questa dimensione. Folle, e decisi di fare il liceo artistico a Milano, di iscrivermi al terzo anno. Ma lì ci fu Giovanni Scalzo, mio compagno di scuola, che mi disse sugli scalini per andare in aula che la rivista Gong, quella che io leggevo a scuola, una rivista di musica, cercava dei ragazzi da intervistare e da fotografare. E allora telefonai alla redazione, mi rispose Adriana Lobello e poi presi l'appuntamento, andai, incontrai Graziano Riga, che era il direttore della rivista, che mi fece delle fotografie, mi diede subito dei dischi da recensire e già la settimana dopo cominciavo a collaborare con la rivista con lui e facemmo poi tante cose assieme e già da bimbo. Avevo 17 anni, ecco, mi trovai in un ambiente di adulti. Facevamo una rivista che si chiamava Punk Artist e lì ho voluto intervistare Paladino nell'82 per la rivista e Paladino mi ha detto: "Ma cosa fai? Cosa vorresti fare?" E io dico: "Il pittore." Anche se non avevo ancora ben capito, volevo fare un po' il musicista, il poeta, e dissi il pittore. E lui disse: "Ah, fammi vedere i tuoi lavori", così, e dopo un po' di mesi mi presentò a Cannaviello e lì è cominciata la mia vita artistica. È successo mio malgrado. Sì, il ritmo, beh, sarebbe sì, importante riuscire ad avere questa, è come quando ti muovi su un palcoscenico, oppure quando ti muovi per strada, è un ritmo nel senso, come ti dicevo prima, di una situazione che ha a che fare con l'erotismo, insomma, non con situazioni che sono estranee al tuo corpo. Ecco, tutti i miei quadri sono fatti con me, con il mio corpo, sono fatti a mano, sono fatti con le mie mani, con le gambe, con la stanchezza, con a volte sei più felice. E questa cosa probabilmente riesce a dare una dimensione naturale, ecco. Spero. Poi se questo ha a che fare con la musica direttamente, no. Ma spero che ci sia una musica in me che risuona dentro di voi. Il mio immaginario è fatto di cose molto belle e appetitose. Possono essere cibi, colori e bei corpi. Mi piace molto l'umanità, mi piacciono gli uomini maschi, femmine, bambini, donne, vecchi. Mi piace proprio l'umanità e mi piace stare dove ci sono gli uomini e mi piace quello che gli uomini producono. Mi piacciono le case, mi piacciono i palazzi, le cose, mi piacciono che gli uomini si portano queste cose dentro le case, più cose belle ci sono nelle case meglio è, e mi piace proprio il fatto di cercare di produrre delle altre cose che staranno, spero, nelle case degli uomini, rendendogli la vita più bella. Io sto facendo l'intervista. Cos'è che mi hai chiesto?
Sono carnivoro, questo potrebbe essere le cose. No. Ah, l'immaginario! Ah, signore, un sacco di cose. Di questo mi piacciono. Ho alcuni che ho di fissi. Allora, mi piace comprare, avere quasi tutto quello che è stato stampato su Warhol. Mi piace avere, comprare quasi tutto quello che è stato stampato su Fontana. Quindi ho alcuni amori che ero felicissimo quando mi sono comprato Pittura e scultura futurista, cioè il primo libro di Boccioni con la dedica ad Achillito Chiesa, omaggio, Umberto Boccioni, che era proprio un talismano di quelli. E allora mi piacciono i libri, proprio nella versione libri. Non mi piace la letteratura. Sono a volte andato in trattativa con delle case editrici, perché io chiedo 45 euro l'ora, a volte posso fare anche 40 per leggere un libro, no? Quindi se per leggere un libro ci impiego 15 ore, se mi pagano lo faccio, se no altrimenti desisto, perché mi sembra che gli faccio anche un favore a diminuire il prezzo, ecco. Poi mi interessano molto le biografie. Le leggo molte, ce ne ho tante, mi piacciono le storie degli uomini e le loro avventure, specie quando erano giovani, quando è il momento dell'esordio e poi il momento spesso della rovina, della fine, della morte. Quei meccanismi mi piacciono. E poi guardare quadri degli altri, guardare le opere d'arte degli altri. Ho centinaia di cataloghi, migliaia di riviste di cataloghi d'aste. E sono i miei compagni preferiti, ecco. Ah, i quadri a vanvera, ecco, questo è un termine che mi piace usare. Ecco, a un certo momento il quadro diventa a vanvera, dove non obbedisce ad una didascalia, non obbedisce nemmeno ad un concetto, ad un soggetto, cioè sei tu. Esci da questo corpo, ti lasci possedere dal quadro, ecco, e quindi il quadro prende un meccanismo suo personale. Sicuramente c'è una responsabilità di ordine formale, nel senso che ci sono dei quadri che vanno dipinti e altri no. Ma vanno dipinti nel senso che c'è proprio una... Io mi sono accorto a volte di quando facevo un lavoro che era privo di tensione formale ed era un lavoro fatto male. E questa è anche una responsabilità d'ordine sociale attraverso la forma. La forma è il contenuto. La forma è il contenuto nelle maniere anche più semplici, che fosse solo dal buongiorno, dal tutto il sistema di educazione. La forma è il contenuto. E quindi socialmente io ho una responsabilità, soprattutto quando sono a scuola. Insegno da parecchi anni, questa cosa è diventata una parte importante della mia vita, non solo per il tempo che assorbe, ma anche per la quantità di relazioni che poi si intrattengono con delle persone che sono all'esordio, ecco, e tu devi essere per loro, puoi essere per loro, sarai inevitabilmente per loro un meccanismo di imprinting, e quindi devi fornirgli delle informazioni e delle formazioni. E no, ma non è che non si possono dire segreti. Io cerco di avere la capacità di ascoltare e di vedere quello che è successo agli altri. E poi diventa questo un paradigma per vedere quello che succederà. Una capacità di osservazione storica dà la possibilità non di prevedere il futuro, ma di analizzare il presente. Ecco. E come dicevamo prima, me l'ha detto un saggio, che tutte le cose che vanno male sono una conferma, quelle che vanno bene sono sempre una sorpresa. E siccome la pittura si nutre di sogni antichi, questa possibilità qua ce l'hanno in mano tutti quanti, ma bisogna rivitalizzarla in un modo che non è prevedibile, altrimenti sarebbe troppo semplice. Questo sogno qua è il sogno della pittura, che è davanti agli occhi di tutti, no? Perché abbiamo un excursus di centinaia di anni, di decine di immagini. L'artista è fatto, si nutre di questo, ecco. E questo però sta dentro nel mondo,
sta dentro nel mondo e quindi c'è la responsabilità di mettere nuovi segni dentro il mondo. E questa responsabilità del segno è la responsabilità dell'artista. Qualche domanda più piccante? Mi piace molto stare nel mio studio, mi piace molto stare nei miei libri, stare insieme ai miei quadri, mi piace comprare i colori, mi piace comprare i pennelli, lavare i pennelli, che pur essendo una cosa noiosissima è un bel piacere, mi piace stare con le cose, ecco, con le mie cose. E mi piace disegnare tanto, mi piace avere la vita d'artista probabilmente, ma è una vita proprio tutta fatta di studio, ecco. Io sono alla fine anche un po' una cosa noiosa per gli altri, perché stai qua e fai le tue cose e mi sembra di essere la persona più felice del mondo, ecco.